Bentornati dal mondo del collezionista. In questo video presento un nuovo prodotto della Sbabam. Parliamo di Jelly Planet, Jackie e Rani. Questa è la seconda serie. Qui abbiamo una bustina che al prezzo di 3,99 comprende o un geco o una rana. Questi sono i personaggi: geco turchese nano, rana arlecchino, geco agama planices, raganella dagli occhi rossi, geco leopardino, poi abbiamo il geco dalla coda a foglia, geco cressato, geco del Madagascar, poi abbiamo rana arancione, rana blu, rana rosa e rana scimmia cerosa, cioè una rana verde. Qui abbiamo diversi, cioè i personaggi possono essere speciali, e possono illuminarsi al buio, cambiare colore in acqua calda, oppure cambiare colore al sole. Questa è la scatola con dentro tutte le bustine e andiamo a vedere il magazine. Prima di andare a vederlo volevo salutare tre di voi che ci seguono sempre, come Davide Morolla, Daniel Morolla, Alessandra Pellegrino e Anna Cicala. Continuate così e al prossimo video saluterò altri di voi. Questo è il magazine, l'indice, tutti i segreti del geco, due rane gigantesche, salvare lo stagno e poi alcuni giochi con le soluzioni. Questo era il magazine. Questa invece è la prima bustina che andremo ad aprire. Andiamo a vedere se troviamo un geco oppure una rana. Abbiamo trovato la rana scimmia cerosa. Eccola qui. Molto morbida. E ha anche un buonissimo odore. Si sente subito. Abbiamo qui questi dettagli dietro sulla schiena. E qui abbiamo una piccola descrizione. Trascorre quasi tutto il tempo sugli alberi, si muove molto lentamente per non dover tuffarsi in acqua troppo spesso, perde poca umidità proprio perché si muove pochissimo e salta ancora meno. A volte sembra seduta su un ramo, da quanto è immobile. Si tratta di una delle rane velenose che sono presenti sul nostro pianeta. Meglio starle alla larga per non farsi del male. Aggressività 7, astuzia 9. Una curiosità è che può non mangiare anche per lunghi periodi. Questa è la rana scimmia cerosa. Ecco qua tutti gli altri tipi. Andiamo quindi subito con la seconda. Noi direi di prendere subito la prima che vediamo. E andiamo ad aprire. Abbiamo trovato la rana arancione, la seconda rana di oggi. Completamente arancione, come possiamo vedere. Andiamo a vedere il dettaglio dell'occhio, molto bello. E qui, rispetto alla rana scimmia cerosa, si vedono molto di più le zampe. Eccole qui. Dalle dimensioni ridotte, ha un bellissimo colore arancione. Ma, attenzione, è velenosissima. Con degli occhi neri che non lasciano tranquilli, è fluorescente, il veleno è all'interno della sua pelle, quindi anche questo è velenoso. Quindi meglio stare alla larga il più possibile. Usa il veleno per tenere lontano ogni tipo di predatore. All'apparenza indifesa, in realtà ha un potere incredibile. Infatti astuzia 10, aggressività 6. La curiosità è che sa camuffarsi bene, quindi è difficile da notare anche, cioè, anche per il suo colore, non uno che troviamo spesso in natura. Andiamo diretti alla terza bustina. Sì, proprio questa. Andiamo a vedere
Dentro troviamo il primo geco o continuiamo con la stricca di rane. Andiamo a vedere. Abbiamo il geco del Madagascar. Eccolo qui. Ed è lui nella foto. Ha questi dettagli di rosa in fondo schiena con la coda a foglia, molto molto bella. Anche questo super morbido. E andiamo a leggere. Il geco del Madagascar. Grandissimo arrampicatore. È decisamente curioso rispetto ad altri geghi, è particolarmente grande, anche 25 cm di lunghezza. Il maschio è di colore verde, con delle macchie rosse sul corpo, eccolo qua, più sul rosa. Mangia una notevole quantità di insetti, tra cui grilli, mosche e camole. Il maschio è piuttosto rissoso, se ci sono altri maschi nel suo territorio, può diventare molto aggressivo, infatti aggressività 9. Astuzia 8. Una curiosità è che è molto curioso, ma anche con una spiccata intelligenza. E questo è il geco del Madagascar. Andiamo ora con il quarto di oggi. Dai, fidiamoci di questo. Andiamo a vedere se i geghi pareggeranno oppure verranno insuperire dalle rane. Ha le sembianze di un geco, infatti è proprio il geco dalla coda a foglia. Spostiamo un po' tutto e andiamolo a vedere. Ha quest'occhio, gli occhi fatti tutti molto molto bene. Quello qua arancione che dà sul marrone proprio come il sotto e il sotto della coda, molto bello anche lui. E andiamo a vedere, noto anche come geco satanico, vive in Madagascar, predatore diurno, ha occhi piuttosto grandi, si nutre principalmente di insetti, si muove agilmente tra gli alberi grazie alle poderose zampe e gli articoli robusti. Per nascondersi dai predatori si appiattisce in maniera incredibile o può anche aprire le fauci e mostrare la sua bocca rossa. Sa staccarsi la coda a comando. Aggressività 8, astuzia 9 e la sua curiosità è che ha delle squame adesive sotto le zampe. Questi erano i geghi e le rane, la seconda serie. Abbiamo trovato il geco della coda a foglia e il geco del Madagascar. Eccolo qui. E poi il primo abbiamo trovato è la rana scimmia cerosa e poi la rana arancione. Vedeteli tutti e quattro e dite qual è il vostro preferito sotto nei commenti, e nel mentre vi dirò il mio. Quindi se il video è piaciuto lasciate un bel like, condividete il video con amici e parenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Dal mondo del collezionista è tutto, a presto e ciao. Il mio preferito è la rana scimmia cerosa.